60° Salone Nautico di Genova, quale posto migliore se non uno dei più grandi saloni europei per venire a cercare dei nuovi accessori? Ed è questo quello che noi abbiamo fatto, siamo venuti qua e abbiamo dato la caccia ai migliori accessori, alle migliori novità che abbiamo trovato all'interno di questo salone che oggi, causa Covid, è rimasto anche l'unico salone autunnale perché gli altri saloni sono stati tutti quanti annullati. Il primo prodotto che vi andiamo a mostrare è un prodotto della Montura. La Montura è un'azienda che fino a 3 anni fa era specializzata nella montagna e 3 anni fa si è aperta anche al mondo della vela e si è aperta alla grande con dei prodotti molto interessanti. Vicino a me, a fianco a me, ho Davide Della Valle, che è il responsabile commerciale dell'azienda, che ci andrà a illustrare il loro ultimo prodotto. Ciao Davide. Buongiorno a tutti. Allora, questo mi ha detto che come si chiama? Questo è il Gargano 2.0 completo montura, giacca e salopette. Per cui è una cerata? Una cerata a tutti gli effetti, con particolarità tecniche nuove, secondo noi nuove, che non abbiamo ancora visto alla concorrenza. Parto dal tessuto, il tessuto è un tessuto della Torai, si chiama Prometeo Ocean, sviluppato insieme a noi, un'azienda giapponese. Questo tessuto ha una particolarità tecnica che ha un filtro particolare che impedisce al cristallo di sale di entrare all'interno del poro del tessuto, quindi pochissima usura, mantenendo sempre caratteristiche di impermeabilità, traspirabilità. E questa giacca è risultato, questo materiale è risultato molto robusto all'usura, soprattutto sugli sfregamenti, anche sui tagli, è molto robusto rispetto a tessuti più tradizionali. Voi lo usate anche sulle giacche da lavoro in montagna, no? Assolutamente sì, questo è un tessuto che usiamo non nell'oceanico ma nel normale, nel warframe, nel nostro settore diciamo da lavoro. Quindi a guide alpine, tagliaboschi, operatori degli impianti sciistici. Quindi abbiamo visto che il tessuto è molto, molto robusto. Poi abbiamo sviluppato questo collare che rimane integrato dentro il collo della giacca. Questo è un collare in neoprene che può essere intercambiato in caso di rottura o cambiare la taglia del collare, che trasforma la giacca in uno spray top, quindi diventa anche una giacca per le regate d'altura. Il cappuccio è completamente impermeabile, aderente, così anche in caso di ovviamente vento, così non si gonfia e non entra acqua dentro. Certo. E sta sotto i caschi quando si usano i caschi in regate, insomma, particolarmente importante. La salopette ve la faccio vedere da qua. È una salopette tutta regolabile sulle spalle da queste bretelle con velcro, tutta ovviamente cerniere stagne, tasche a portata di mano proprio sul petto, doppia cerniera interna, una piccola cerniera di servizio, ginocchiere interne estraibili in caso di lavoro in ginocchio oppure dove si deve stare appoggiati molto sul ginocchio. Sempre con le ginocchia protette dal filato Kevlar, in questo caso è molto più spesso e più robusto. Sotto calzarino di neoprene per chiudere sullo stivale o sul calzare, doppio, nello stivale si usa, se è lo stivale alto è meglio chiudere anche sopra. Dietro ovviamente protezione, sempre infilato ad altro Kevlar, gancetto per asciugarla, quindi è molto completa. Ed è un completo che si può vendere anche separatamente, ma è aggressivo anche sotto il punto di vista del prezzo, perché è un completo che va intorno ai 700 euro, che diciamo io che pensavo 2-3 mila euro invece per cui. No. E quindi insomma siamo contenti di essere entrati nel mondo della vela anche con un prodotto un po' diverso, insomma. Grazie Davide. Io la serata chiaramente non ho avuto occasione di provarla, però quello che ho visto subito, che purtroppo non si vede in video, il fatto che questo tessuto che Davide ci ha esposto, ci ha illustrato, è molto morbido, è veramente molto morbido. Le cerate solitamente sono un po' dure, questo qui invece è molto morbido, per cui mi fa pensare che addosso sarà una cerata molto comoda. E con questo abbiamo concluso questa prima presentazione di un prodotto accessorio di Genova e andiamo a cercarne un altro. Siamo nello stand della Torqueedo, il leader mondiale per i motori elettrici. Loro producono motori dal piccolo motore per il tender fino a motori molto più grandi che possono equipaggiare barche fino a 20-25 metri. Tutto quanto assolutamente elettrico.
Fino a pochi mesi fa la Torquido era rappresentata in Italia da una struttura commerciale. Oggi invece la casa madre ha stabilito che l'Italia è effettivamente un mercato importante e hanno determinato di venire qui ad aprire un ufficio. Qui a fianco a me ho Oliver Glu della Torquido, responsabile marketing della Torquido, al quale andrò a chiedere quali sono i progetti che loro hanno per il mercato italiano e lo pregherò di parlarci, di dirci qualche informazione su questi motori. Ciao Oliver. Buongiorno, buongiorno a tutti. No, è importante che Torquido è leader mondiale dell'elettromobilità sull'acqua e noi produciamo tutti i motori, come hai detto tu, per piccole barche, per la vela, ma anche per tenda e soprattutto tutto è sostenibile, no? Così quando tu vai in barca non hai odori, non fai sporcare l'acqua, così. E non hai rumore soprattutto. E soprattutto non hai rumore, così è super silenzioso, super potente questo motore, hai 3-5 cavalli, così anche per tutti i mezzi direi che va bene. Così anche per il J70 per esempio, quando si parla di barca race o anche tenda che vai sull'isola. Oh, e state trovando attenzione da parte del pubblico qui in Italia? Sì, ma come in automobili anche c'è dappertutto che l'elettromobilità prende, no? Si deve ancora convincere, ma abbiamo una struttura in ogni porto, puoi caricare o prendi il motore a casa, carica a casa, così non c'è problemi, certo, di infrastruttura. Grazie mille Oliver. Grazie a voi. E con questo abbiamo finito con Torquido e andiamo a vedere il prossimo accessorio. Siamo nello stand della B-Cool, un'azienda che produce componenti per la nautica. Oltre a questo, loro sono anche gli importatori in Italia dei famosi sistemi Webasto, quelli con cui noi riscaldiamo le nostre barche d'inverno. A fianco a me ho Gabriele Brivio, che è il responsabile commerciale della B-Cool. Gabriele adesso ci andrà a illustrare un componente che loro hanno realizzato che ha a che vedere con il Covid. Ciao Gabriele. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, qua al Salone presentiamo un sanificatore attivo per i riscaldatori Webasto, che è questo componente molto semplice da installare anche in retrofit ed è appunto un sistema di sanificazione che sfrutta la distribuzione dell'aria del Webasto andando a sanificare il flusso dell'aria. Il componente lavora appunto trasformando l'umidità dell'aria in perossido di idrogeno, quindi in acqua ossigenata sostanzialmente. Queste molecole di acqua ossigenata vengono trasportate dal flusso dell'aria e vanno a depositarsi sulle superfici dell'ambiente interno all'imbarcazione, sanificando appunto queste superfici. E uccidono batteri e virus? Assolutamente sì, la tecnologia è ossidazione fotocatalitica e queste molecole appunto di acqua ossigenata distruggono i batteri, i virus, i funghi e tra l'altro tolgono anche gli odori. Infatti questo prodotto non è nato nel momento del Covid, è esploso adesso, certo, nel momento del Covid naturalmente, ed è una tecnologia che viene utilizzata non solo nell'ambiente marino naturalmente. Inizialmente è stato proposto per migliorare semplicemente la qualità dell'aria andando a distruggere la legionella. Noi siamo, come distributori Webasto, facciamo impianti di aria condizionata anche con Webasto e quindi abbiamo degli stessi sistemi che lavorano sui flussi d'aria e conosciamo bene il problema della legionella. E questa tecnologia è ottima anche per appunto contro il Covid, proprio perché mantiene le superfici disinfettate. Senza che noi poi si debba fare nulla, perché questo una volta impiantato lavora per conto suo. Sì, assolutamente, è un sistema che è molto semplice come struttura e soprattutto possiamo vivere all'interno della nostra imbarcazione mentre stiamo facendo una continua sanificazione. Non è un sistema shock di disinfestazione, di sanificazione, è un sistema che continua tranquillamente mentre noi viviamo a bordo. Grazie mille Gabriele. Grazie a voi. E con questo abbiamo finito e andiamo alla scoperta di un altro accessorio qui al Salone Nautico di Genova. Siamo nello stand della UBS Union Battery Service, un'azienda che si occupa di batterie, e sono venuti qui a Genova proprio per presentare un loro nuovo prodotto. Ho qui con me il signor Giulio Botturi, responsabile commerciale dell'azienda, che ci illustrerà questo nuovo prodotto.
Ciao Giulio. Buonasera e grazie per il tempo che ci dedicate. Sì, dunque qua presentiamo la nostra nuova batteria al litio che presenta delle caratteristiche molto interessanti. Infatti abbiamo dimensioni molto ridotte e con prestazioni elevate. Peso altamente ridotto proprio per la caratteristica del litio, questo permette di ridurre tutti quelli che sono gli ingombri e i pesi in eccesso sulle imbarcazioni. Non da ultimo ovviamente il prezzo, che riusciamo a presentarlo qua in anteprima al salone, è ridotto e molto concorrenziale rispetto a quelli che sono gli altri prodotti sul mercato del litio. Che è una cosa sicuramente interessante, visto i prezzi che normalmente hanno le batterie. Perfetto, grazie mille. E con questo abbiamo finito di illustrarvi anche questo prodotto, passiamo al successivo. Ci troviamo nello stand della Navico e non c'è bisogno che vi spieghi chi è la Navico. Sotto questo marchio vivono i migliori marchi dell'elettronica di bordo. Qui con me ho Marco Bevilacqua del service team della B&G. B&G che offre una novità tipica da barca a vela, proprio il massimo della barca a vela, che Marco adesso ci andrà a illustrare. A te Marco. Ciao a tutti, allora quest'anno presenteremo un nuovo strumento che è il ripetitore all'albero B&G, come vedete è un display multifunzione, quindi possiamo ripetere molti dati a seconda di quello che vogliamo visualizzare. Abbiamo due tipologie, 12 pollici o il 9 pollici, possono essere installati in verticale o in orizzontale a seconda delle esigenze che l'imbarcazione richiede e posso adattare tutti i dati che voglio in base alle condizioni o alle esigenze che l'imbarcazione richiede. È un sistema adatto sia alle barche da regata che a barche da crociera, che si adatta a tutti i nostri sistemi Triton e H5000. Grazie mille Marco. A voi. E anche perché comunque ci ha soffocato la musica, ripartiamo, andiamo a cercare l'ultimo accessorio. Poco fa abbiamo visto il sistema di sanificazione della Webaston, un sistema fisso. Ora siamo venuti invece qui a trovare la Mafra, che è un produttore chimico. Loro producono detergenti e igienizzanti per la barca, per l'auto, per la macchina. Qui con me ho il signor Remigio Russo, che è il responsabile commerciale della Mafra, e ora ci spiegherà qual è il loro sistema per sanificare le barche. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Sì, innanzitutto diciamo che Mafra produce quattro tipologie di igienizzanti, tutti che confacenti alle normative o DGPRE 5443 oppure all'Unien 14476. Abbiamo igienizzanti a base d'alcol, abbiamo igienizzanti a base di ammine, abbiamo igienizzanti a base di cloro e a base di perossido di idrogeno. Questi prodotti possono essere utilizzati in parte tramite un trigger se ho delle piccole superfici da igienizzare, se invece ho superfici molto più alte, allora in questo caso Mafra mette a disposizione anche questo tipo di attrezzature. Questa è una Volvo Cortina, per esempio, è un vaporizzatore elettrico. Qui all'interno mettiamo una miscela di acqua e prodotto e dopodiché accendiamo il pulsante, possiamo portarcela dappertutto, possiamo tranquillamente far toccare il prodotto con le superfici che andiamo a trattare, sia di tessuto sia di qualsiasi genere di materiale. Perché? Perché il prodotto che è all'interno è inerte. Il tempo di posa di questo prodotto per essere efficace è di 5 minuti, quindi tempo bassissimo, e in 5 minuti è igienizzato sia l'ambiente che le superfici. Teniamo presente che con questo possiamo utilizzarlo anche nei capannoni, all'interno degli uffici, quindi nei cantieri, non solo all'interno delle imbarcazioni, ma possiamo proprio utilizzarlo dappertutto. Ovunque ci sia bisogno di sanificare. Certo. Grazie mille. E con questo ultimo servizio abbiamo chiuso lo speciale dedicato alle novità nel settore accessori del 60° Salone Nautico di Genova. E non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video con Solo Velanet.